Buonasera, allora ricominciamo da dove ci siamo lasciati la settimana scorsa con sempre questo tema centrale che ci accompagna, che è indicato dal titolo che non è quello che vedete, ahimè, nell'immagine che vedrete fra poco quando viene proiettata. Io naturalmente mi è scappato un lapsus accademico, per cui invece di indicare prospettive culturali e politiche augustee, come se non ricordo male nel titolo di questi seminari, ho indicato, tradendo insomma la mia egemonia diciamo storico-politica, la volontà, diciamo, prospettive politiche e culturali augustee. Comunque tra me e il professor Rosati non ci sono di questi problemi, riteniamo entrambi che la cultura, storia culturale, si possa volgere in storia politica e viceversa. L'altra volta ci siamo lasciati su temi vari, insomma, soprattutto l'aspetto che accomunava la relazione del professor Rosati alla mia era appunto il problema, diciamo così, per usare una formula onnicomprensiva, del rapporto tra Oriente e Occidente, della formazione dell'orientalismo, l'età delle guerre civili, e come questi le parole insomma, chiave delle guerre civili connesse soprattutto con lo scontro tra Antonio e Ottaviano abbiano appunto prodotto mutamenti non solo politici ma anche culturali di lunghissimo periodo. Questo tema sarà sicuramente ripreso solo in parte dal mio discorso, che per arricchire appunto la dimensione culturale, diciamo così, in senso largo della mia culturale, nel senso di storico-culturale della mia presenza qui con voi, si è concentrata su questa statua che vedete, una statua famosa che si identifica con Augusto, insomma, con l'epoca augustea, insomma, e come si dice oggi, un'espressione, diciamo, ormai troppo usata, inflazionata, è l'icona principe dell'età augustea. Una, insomma, certamente, forse la principale. Cominciamo dalla scoperta, perché il 24 aprile del 1863 i soci dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, che si erano riuniti, come era consueto, insomma, sul Campidoglio, per l'anniversario del Natale di Roma, il 21 aprile, sentirono un loro consocio, Wilhelm Hensel. A questo punto devo comandare. Ecco, è arrivato. No, direttore, se vuoi, direttore, ho appena cominciato, se vuoi non c'è nulla di che non possa essere ripreso fra pochi minuti. D'altronde avere il direttore è un onore particolare. Ecco. Io mi devo scusare semplicemente perché. No, ma mi siedo anche. In teoria avrei dovuto fare io semplicemente l'introduzione, come tutti gli altri corsi iniziati quest'anno per la prima volta dell'iniziativa I Lincei per la Scuola. Purtroppo sono arrivato in ritardo e me ne scuso con i relatori, semplicemente per dare il benvenuto e per dire due parole semplicemente sul fatto che stiamo tentando alla Scuola Normale di allargare i campi tradizionali in cui da qualche anno facciamo questa iniziativa dei Lincei della Scuola, che sono sostanzialmente l'italiano, la matematica, la biologia e la chimica, a degli altri settori che sono quello dell'antichistica, di cui avrete oggi delle relazioni, la filosofia, e spero di non essermene scordato qualcun altro, visto che oggi sono molto bravo a fare brutte figure. E quindi volevo semplicemente dire questo, che ero molto contento del fatto di questo allargamento, volevo ringraziare i professori Giardino e Rosati che sono stati, hanno dato immediatamente una risposta positiva a questa invito che è stato fatto anche in tempi abbastanza ristretti, che come sempre hanno dimostrato tutta la loro volontà di contribuire sia
a iniziative della scuola e sia in questo caso a iniziative anche più ampie di formazione in cui crediamo molto. Non voglio aggiungere altro, voglio solo darvi di nuovo il benvenuto e ringraziare di nuovo i professori Giardino e Rosati. Grazie. Diciamo, anche a nome del professor Rosati, insomma, noi dobbiamo ringraziare il direttore della scuola normale perché ha esteso, no, questi incontri così importanti che hanno la loro storia, hanno già una loro tradizione, anche al campo, insomma, delle scienze umane, in senso ampio, e questa è una cosa che è una gran bella idea che credo che non possa che farci piacere. Stavo appunto dicendo che questa lezione che ruota tutto intorno a un microcosmo che finisce poi per allargarsi e diventare un macrocosmo, non soltanto relativamente ai tempi di Augusto, ma relativamente alla fortuna di Augusto fin quasi ai nostri giorni, e appunto è la statua dell'Augusto di Prima Porta sulla quale mi soffermerò. La notizia della scoperta di questa statua fu data nel 1863, il 24 aprile del 1863, nella celebrazione del Natale di Roma, celebrata appunto dall'Istituto di Corrispondenza Archeologica, da un grande personaggio che era Wilhelm Hansen, filologo ed epigrafista, ma anche fine cultore più in generale delle antichità romane, che era nato a Brema nel 1816 e sarebbe morto a Roma nel 1887. Di fatto si sarebbe italianizzato, avrebbe eletto l'Italia, ma direi Roma, a sua seconda patria, e infatti è facile per chiunque accedere a una sintetica ma molto ben fatta biografia di Hansen proprio nel dizionario biografico degli italiani edito dalla Treccani, dove c'è anche una bibliografia di riferimento molto ben costruita. Le competenze di questo personaggio, un personaggio notevole, importante nella storia della cultura antichistica ottocentesca, lo ha reso protagonista, appunto questa sua competenza epigrafica, accanto a De Rossi nell'opera di preparazione, nella raccolta delle epigrafi che sarebbero poi confluite in parte nel Corpus Inscriptionum Latinarum di Mommsen, il più grande monumento della sapienza e dell'erudizione germanica nella fondazione della storia antica, della storia romana come scienza. Nel 1876 fu nominato membro dell'Accademia dei Lincei, quindi stiamo parlando di un personaggio di grande rilievo. Quindi Hansen il 24 aprile raccontò che alcuni giorni prima, quindi il 20, la notizia era freschissima, 4 giorni prima, nella zona di Prima Porta era stata scoperta, sono parole sue, una delle più belle e interessanti statue che in questo genere siano venute alla luce. Una celebre incisione, che spero si veda anche se non è chiarissima, sì, se qualcosa forse vedete, si vede la statua appunto che viene portata alla luce, un gruppo di studiosi e di curiosi che assistono alla scena mentre gli operai cercano di estrarla. Prima Porta è un'area appunto a nord di Roma, lungo la via Flaminia, siamo a pochi chilometri da Piazza del Popolo, allora come si vede era una aperta campagna, non lontano da dove Costantino vinse la celebre battaglia, quella del sogno di Costantino, la battaglia di Ponte Milvio. È un luogo pieno di memorie storiche, perché lì appunto c'è il Ponte Milvio, dove Massenzio annegò per volontà di Dio e per opera di Costantino nel Tevere, con i suoi soldati annegati e trascinati in fondo insieme con i cavalli dalle loro corazze pesanti. Lì Livia, moglie di Augusto, aveva la sua villa, da cui proveniva la statua, e lì
visto che parleremo anche di questo oggi, lì entrarono a Roma i fascisti della marcia su Roma. Di qui un'assimilazione poi tentata al fascismo tra la marcia su Roma e la battaglia di Ponte Milvio. Oggi il luogo è una delle tante brutte periferie romane, vedete che insomma si fa un po' fatica a immaginare una scena come questa. Comunque lì sorgeva la villa di Livia, che ha, come sapete, tra le altre cose lasciato questi splendidi affreschi che sono al palazzo del Museo Nazionale Romano, e la villa oggi è visitabile grazie ai restauri meritevoli e all'impegno della soprintendenza, fortunatamente in una zona non proprio del tutto devastata, da qualche angolo si può avere una vista non proprio deturpata dalla periferia moderna. La statua che vedete era di grandi dimensioni, 2,30 m, nella sua ingenuità il disegnatore, queste cose non accadono mai per caso, la ritratta come un colosso in realtà, 2,30 m non fa proprio di una statua romana un colosso, una grande statua certamente, ma qui le dimensioni sono chiaramente alterate, quindi questo è indicativo nella percezione degli scopritori e insomma del pubblico dell'epoca, era emerso un colosso della storia. La scultura era, malgrado qualche pezzo rotto, poi è stato ricomposto, era conservata in ottime condizioni e fu donata dal conte Francesco Senni, che la scoprì, a Pio IX, e infatti oggi si trova nei musei vaticani. In un primo momento si è pensato che la statua fosse una originale. Abbastanza presto si è compreso, si è acquisita la certezza che si trattava in realtà di una copia antica, realizzata la copia appunto per essere appoggiata a una parete, e infatti reca tracce di un perno che doveva ancorare a una parete di una qualche sala insomma della villa. Si deduce questo per il fatto che la corazza della quale discorreremo fra poco è lavorata nella valva che vedete, ma non nella valva posteriore, molto meno insomma. E già i primi studiosi che ebbero modo di vederla si accorsero che la statua recava tracce di policromia. Questa constatazione restò tuttavia senza conseguenze, e la cosa non sorprende perché ci si è concentrati subito su problematiche di carattere storico, tipologiche, artistiche in senso lato, sul significato delle raffigurazioni che sono state appunto lavorate sulla corazza. Di questo si è discusso sostanzialmente, ma il problema del colore è stato trascurato. Qui non c'è un problema di pigrizia degli studiosi, ma c'è un problema ideologico, naturalmente, quando si parla di marmi e colore, perché in questo caso, come in tantissimi altri casi, questo è un problema di carattere generale che non ha riguardato soltanto questo manufatto, naturalmente, l'idea che le statue antiche non potessero essere che bianche, come tutta la tradizione insomma moderna e come la scultura moderna di ispirazione antica proponeva, faceva sì che insomma, il rifiuto del colore fosse spontaneo, fosse mentalmente, ideologicamente connaturato, perché certamente immaginare queste statue a colori voleva dire attribuire ai romani delle caratteristiche esotiche, strane, lontane dalla modernità, lontane dalla classicità moderna, europea, e quindi confinare i romani in un orizzonte, diciamo, appunto lontano ed esotico, che veniva respinto in quanto tale. In realtà, diciamo, chi ha avuto modo di vedere una bella mostra che si è tenuta dal 2003 al 2005 in vari paesi, insomma a Monaco,
a Copenaghen e ai Musei Vaticani, i colori del marmo, chi ha avuto modo di vedere quella bella mostra, i colori del bianco, scusate, chi ha avuto modo di vedere quella mostra si rende conto di quanti progressi oggi si siano fatti in questo campo. Senza entrare nei particolari tecnici, sono vari, insomma, che si usano, che rimandano appunto alle tecniche oggi diffuse per individuare i pigmenti, la loro natura, poi la stratificazione dei colori, anche i leganti. Insomma, basta dire, insomma, che il metodo principale è una ricostruzione come questa, ma insomma sostanzialmente basata su criteri scientifici, dell'Augusto di Prima Porta. È un po' uno shock, insomma. Vedete, si vede bene? Non si vede bene? Ci sono riflessi? Vogliamo oscurare, no? Un po'? No? Forse da qui ci sono riflessi. Forse da qui ci sono, forse da questo lato vedete più oscurare. Bene. Augusto è rappresentato, vedete, nell'atto di parlare all'esercito. Scusate. Nell'atto di parlare all'esercito indossa una corazza e ha intorno ai fianchi il paludamentum, paludamento è il manto purpureo, vedete, che è reso bene nella ricostruzione moderna, che l'imperatore, il comandante militare, insomma, dotato di imperium, non poteva indossare in città, perché lo spazio, insomma, dell'Urbs, in quanto spazio consacrato, non poteva accogliere appunto simboli che rimandassero all'imperium militare. La valva anteriore della corazza rappresenta senza dubbio la riconsegna delle insegne romane da parte dei parti nel 20 avanti Cristo. Vediamo appunto la corazza, vediamo le due corazze appaiate, la scena della consegna è questa, sembra tutto semplice, in realtà se dovessi elencarvi la quantità di interpretazioni che i colleghi archeologi e storici dell'arte ne hanno data, credo che oltre a creare una confusione abbastanza notevole, certo sarebbe utile a darvi l'idea di quale accanimento esegetico si possa espletare, insomma, su un manufatto di questo genere. Ora, non tutto è chiaro, non tutto è chiaro, francamente. Ora, ha ragione certamente Federico Zeri, quando, parlando in un'intervista che mi ho avuto occasione di fargli vedere la televisione, fece vedere una statua, mi pare fosse il Discobolo, e disse: guardate, state attenti, questa statua, cioè il Discobolo, sembra che rimandi al nostro linguaggio, sembra un manufatto familiare, c'è una bellezza muscolare, eroica, un atletismo eroico, è un canone di bellezza che abbiamo dentro di noi, non abbiamo bisogno di capire, cosa c'è di capire? Cosa c'è da capire? Invece dice: state attenti, perché quella statua greca, quel capolavoro dell'arte greca, è difficilissima da comprendere, difficile da comprendere perché è un mondo antropologicamente lontano dal nostro. Mentre poi fece vedere un quadro di Picasso, c'è questo quadro di Picasso, un ritratto di Picasso, sapete, quelle facce contorte, occhi, prospettive strane, due nasi, questo ritratto di Picasso, questo ritratto opera di Picasso, è in realtà molto più facile per noi da comprendere, che sappiamo tutto su Picasso, su cosa voleva dire, sulla critica dei suoi tempi, su quello che appunto sui circoli culturali e artistici dell'epoca. Quindi è più difficile interpretare una statua che rimanda al nostro ideale di bellezza immediato che l'arte astratta. Ma questo lo stesso si può dire per opere come queste. Apparentemente sembra di vedere un linguaggio comprensibile, in realtà più si lavora più sorgono i problemi. Ecco, questa è la scena, a mio avviso, che il personaggio a sinistra sia un rappresentante di Roma, probabilmente il dio Marte, e l'altro un rappresentante dei parti, se non lo stesso re Frate, rappresentato ideologicamente come un barbaro. Bene, saliamo dal basso,
esaminando questa statua, questo vede come appare nella luminescenza. Saliamo dal basso, appunto nella parte di contatto tra la corazza e il paludamento, vediamo una raffigurazione che è probabilmente la dea Tellus, la dea Terra, che ha i due bambini, certo non riuscirete a vedere tutto, accanto a sé. L'immagine rimanda iconograficamente alla celebre, appunto, meraviglioso rilievo dell'Ara Pacis di Augusto. I contatti tra la statua di Augusto di Prima Porta e l'Ara Pacis sono fortissimi. Alcuni pensano che invece si tratti della rappresentazione di Oicumene. La protezione divina è assicurata da due divinità, appunto, vediamo Apollo sul grifo e Diana sulla cerva. Continuando, abbiamo quindi in poco spazio si addensano molti molti personaggi e molti molti messaggi. Abbiamo qui due figure sulle quali si è infinitamente discusso, non vi sto a elencare anche qui la serie delle interpretazioni che si è data. Probabilmente a destra abbiamo la Gallia e a sinistra l'Oriente oppure i Germani. In alto culmina la rappresentazione con il dio Oceano, che vedete qui, che distende il suo mantello. Vediamo il sole, la luna e l'aurora. Questo è molto importante, questa raffigurazione, perché la scena storica della consegna delle insegne dai parti ai romani e grazie a questa protezione divina, questa copertura divina che su tutto si stende come appunto il manto del cielo, proietta appunto la dimensione storica in una dimensione cosmica. Quindi insieme questa scena, la vittoria tra virgolette sui parti, come vedremo, è insieme presupposto e conseguenza del Saeculum Aureum. Il principe quindi è insieme protagonista e messaggero divino, quindi abbiamo un momento importante nella trasfigurazione della figura di Augusto. Non ha più imprese da compiere e ha sì la corazza, perché ne ha compiute e perché potenzialmente altre ne può compiere, ma in questo momento il mondo è pacato e pacificato, come garantiscono le protezioni divine, il sole, l'ordine cosmico, la luna, l'aurora, il cielo. E quindi ora Augusto deve proseguire nella costruzione di una età prospera. È sempre un'occasione straordinaria, affascinante, insomma, direi per l'antichista, quando è possibile, ma comunque per gli storici, confrontare documenti storici di varia natura in rapporto al medesimo documento. Abbiamo un passo del Res Geste, famoso, il capitolo 29, dove leggiamo appunto «Signa militaria cum plura per alios duces amissa de victis hostibus reciperavi et Hispania et Gallia partos trium exercium romanorum spoliet signa reddere mi supplices amicitiam populi romani pedre coegi et eam autem signa impenetrali quod esso in tempro martis victoris reposi». Questo è davvero, per fretta l'ho letto malamente, ma è davvero un gran bel latino, naturalmente. C'è tutta la romanità in queste parole. «Molte insegne perdute da altri generali, sconfitti i nemici o recuperati in Spagna, in Gallia e in Dalmazia. Ho forzato i parti a restituire le spoglie». È interessante, siccome Augusto viene sempre regolarmente accusato di essere un mentitore, questo non soltanto dai giornalisti che quando si occupano di queste cose, e fanno bene a occuparsene comunque, ma anche da molti colleghi, e non so quante serie di appunto di
bugie politiche o di altro genere gli vengono attribuite, stiamo attenti con quale cura egli qui si preoccupa di distinguere tra le insegne militari che ha recuperato de victis hostibus, vinti i nemici in battaglia, e quelle che ha recuperato perché ha costretto i parti a restituirle. Quindi in un caso c'è una vittoria sul campo, nell'altro c'è una pressione politico-militare che non si è espletata in guerre. Se fosse stato un po' più disinvolto, come molti pretendono, avrebbe semplicemente detto: ho vinto questi e i parti. È una vittoria certamente conseguita su un piano politico con un nemico più importante che Roma abbia mai avuto, quindi un grande successo, diremmo noi oggi, diplomatico, ma sapete, la diplomazia non è che funziona solo con le parole, con i cerimoniali e con i bei discorsi, funziona anche con pressioni che possono essere di forza o economica, come più frequentemente nel mondo odierno, o anche militare. Il recupero di quelle, appunto, ho recuperato in Spagna, dunque molti insegni perduti, e poi diceva: queste insegne le ho riposte nella camera sacra che si trova all'interno del tempio di Marte vincitore. Quindi i parti hanno restituito le spoglie e le insegne di 3 eserciti romani, che sono in sequenza quello di Crasso, una delle più grandi tragedie della storia romana e una delle più grandi vergogne dei romani, insieme con la strage di Teutoburgo, la vittoria da distruzione dell'esercito di Carre e l'uccisione di Carre nel 43 a.C., la vittoria di Decidio Saxa nel 40, che portò alla conquista di altre insegne romane, e infine un episodio bellico di cui fu sfortunatamente protagonista Antonio nel 36 a.C. Abbiamo quindi la corazza dell'Augusto di prima porta, abbiamo il testo epigrafico delle Res Gestae, abbiamo anche i riflessi nella poesia dell'epoca. Qui vado molto, molto in superficie e rapidamente, perché avendo accanto la potenza, diciamo, terrifica della cultura, diciamo, anche poetica, di Giampiero Rosati, meno parlo meglio, Lui non mi direbbe mai che dico delle stupidaggini, ma insomma il dubbio mi resterebbe. E abbiamo appunto, o perlomeno più che stupidaggini, delle cose non aggiornate, ecco, diciamo così. E abbiamo quindi il testo epigrafico, abbiamo riflessi nella poesia dell'epoca, in particolare Orazio, Properzio, Virgilio. In Orazio riflessi della stessa atmosfera che troviamo sulla corazza dell'Augusto di prima porta, li troviamo soprattutto nel Carmen Seculare, però preferisco farvi leggere appunto qualche verso dell'ode del libro quarto, della quindicesima ode del libro quarto di Orazio, perché qui abbiamo la prima enunciazione storica, giusto? Sì. Meno male, della età augustea. Dell'epoca di Augusto, come etas, come era. E questo è naturalmente molto importante, perché i corsi che stiamo tenendo in generale è importante. C'è Febo: quando volli cantare le battaglie, le città sconfitte, victas et urbes, mi ammonì con la sua lira a non avventurare la mia piccola vera sul Mar Tirreno. Qui c'è il contrasto, tra una poesia epica e una poesia oraziana. La tua era, o Cesare, tua Cesar etas, questa è la prima folgorante apparizione dell'età di Augusto nella cultura dell'epoca, ha restituito ai campi le messi rigogliose, opera di pace, e al nostro Giove, il tempio di Giove, appunto, al Giove, scusate, le insegne strappate agli alteri portali dei parti. Questo è davvero un laboratorio prezioso per l'antichista: opera d'arte, epigrafi, poesia e poi, come se non bastasse, alcune importanti monete. Quindi è proprio una gioia per l'antichista quando può saltare da un documento all'altro. Qui abbiamo proprio la moneta più nota, quella del 18 a.C., che raffigura un parto inginocchiato nell'atto di rendere le insegne
Signa, vediamo Signis, vediamo sotto. Ora andiamo, abbandoniamo questo straordinario laboratorio augusteo e seguiamo un percorso che ci porta verso il nostro tempo e velocemente arriveremo fin quasi a qualche decennio fa. Da quando il 20 aprile del 1863 la statua dell'Augusto di Prima Porta è stata scoperta, è iniziata una nuova fase nella storia di Augusto, ovvero insomma, della sua fortuna e quindi della sua storia sostanzialmente. Non è un'iperbole, è una periodizzazione molto forte questa, secondo me. Credo che sia difficile immaginare quale sarebbe stata la fortuna contemporanea di Augusto senza quella statua. Nel tempo che ci separa dal 1863, l'Augusto di Prima Porta ha portato successive generazioni a intendere diversamente la figura di Augusto e il messaggio di quella statua è stato mutevole, è cambiato. È cambiato già, è cominciato a cambiare come inevitabile passando gli anni. Questo accade alle grandi opere d'arte, ma tutte le opere d'arte già nell'età augustea è mutato, ma dal 63 è cambiato almeno radicalmente almeno un paio di volte. Io non posso fare un racconto particolareggiato della fortuna di questa statua, quindi della fortuna di Augusto, perché le cose vanno insieme, almeno credo, e mi limito a due capitoli. Il primo ha inizio con la presenza di Augusto nell'arte vittoriana. Non è Augusto, ovviamente, non aveva la barba, però un bel signore, insomma. Il maggiore, sapete, la pittura vittoriana, tra le altre cose, ha dato molto spazio a una pittura che per altri ambienti, per altri aspetti, era definita con un termine un po' spregiativo, Pompier. Adesso sono opere che hanno quotazioni di mercato enormi, sono esposte nei grandi musei dopo un periodo di rimozione e di scarsa considerazione. Quindi il mondo romano nella pittura vittoriana è molto, molto presente, ma vediamo come. Il maggiore rappresentante di questa ambientazione antico-romana nella cultura vittoriana è Sir Lawrence Alma Tadema, che non è una signora perché si chiama Alma, come penso talvolta capita a qualcuno di scrivere, ed è un olandese, e non è Tadima ma è Tadema, un olandese, artista olandese. Nella sua pittura risente moltissimo della grande tradizione della pittura di genere olandese, naturalizzato britannico, di eccezionale talento, famosissimo già in vita. Pensate, i quadri di questo signore in vita hanno raggiunto quotazioni che oggi sarebbero multimilionarie. Poi ha avuto un periodo dopo la morte di crollo vertiginoso delle quotazioni, dovuto insomma all'esplosione della pittura degli impressionisti e della pittura dell'astrattismo, insomma, che ha fatto apparire quel genere pittorico come un genere insomma desueto e poco interessante. Quindi famosissimo già in vita per i suoi quadri di argomento egizio, greco e soprattutto romano. Si documentava in modo maniacale, e sono stati studiati e trovati i suoi taccuini, in cui è facile individuare manufatti acquisiti dalla cultura contemporanea, provenienti fondamentalmente dagli scavi di Pompei e di Ercolano, recentissimi. Riprodotti, disegnati con grande cura dai suoi collaboratori, ed era il suo grande insomma magazzino dove egli attingeva spunti e riproduzioni insomma di oggetti autentici, quindi non inventava. Raramente nella storia della pittura si è raggiunta una tale raffinatezza nella resa del marmo, soprattutto nella resa del marmo bianco. Vedete qui un classico esempio, qui ci vorrebbe, bisogna essere veramente dei virtuosi per avere il coraggio di presentare una statua di marmo qui bianco su uno sfondo bianco. Questa
un paio delle sue opere ci parlano appunto di Augusto e vediamo in esse l'Augusto di Prima Porta. La prima appunto del 1875 si chiama Ed Audiens et Agrippas, si trova appunto in una collezione di Manchester, si intitola appunto Un'udienza presso Agrippa. Si tratta appunto di come ovvio, di Marco Vipsanio Agrippa, l'amico, il consigliere, il collaboratore, insomma, fedele di Augusto. È un genere che i critici chiamano solitamente semistorico. Semistorico perché non si riferisce a un fatto storico preciso. Non so che posso dire, Nerone che brucia i cristiani, oppure l'imperatore Claudio che viene proclamato imperatore, oppure il rimorso, no, io credo non è quello, è semistorico anche quello, pensavo a un altro bel quadro, il rimorso di Nerone, insomma si tratta di episodi, o il cesaricidio, insomma episodi storici, lì si tratta di pittura storica. Questo è semistorico perché non è un fatto di cui si sappia che sia realmente accaduto, ma è un evento, quindi non attestato dalle fonti antiche, ma un evento che potrebbe, nelle intenzioni dell'artista, realisticamente essere accaduto. La resa, diciamo così, nel PowerPoint non fa comprendere che si tratta di quadri di dimensioni molto piccole, quasi tutti i quadri di Alma Tadema. Questo è un quadro, pensate, di 36 centimetri per 30, una cosa del genere. Molto piccoli, quindi immaginate anche il virtuosismo della resa dei particolari. Protagonista dovrebbe essere Agrippa, che vediamo scendere, immaginato scendere dal suo palazzo, ma è un falso protagonista, perché il vero protagonista è questo. Il vero protagonista chiaramente è lui, no? Sia dal punto di vista prospetto, sia dal punto di vista, diciamo così, del messaggio, è Augusto di Prima Porta. Scusate. Sì. Il quadro è del 1875, la scoperta dell'Augusto di Prima Porta è del 1863, ecco già insomma un aspetto della sua fortuna e del messaggio che propone l'arte contemporanea. Quindi il potere di Agrippa è un potere principesco, è un grande signore che esce da quello potrebbe essere un palazzo imperiale per dimensioni, per fasto, e in realtà è il palazzo di un amico del principe. Però il potere di Agrippa, che è un potere appunto di un signore molto autorevole, è il derivato del potere di questo personaggio che appunto domina la scena. Quindi Agrippa, potente primo ministro, discende i gradini di un sontuoso palazzo. Ma appunto è casa sua, ma potrebbe essere benissimo la dimora di un principe. Agrippa purtroppo non si vede, bisognerebbe ingrandire molto, ha un volto duro, gli scribi si inchinano al suo passaggio e la sua corte si tiene a debita distanza, non osano stargli appunto troppo serrati intorno, quindi tutto rimanda a un'immagine tutto sommato dispotica. I supplici lo attendono umilmente qui in basso, recando doni che sanno di piaceri personali e quindi diciamo di corruzione. Un politico che si fa consegnare dei doni è potenzialmente un politico corrotto. Il racconto quindi resta sospeso in un'atmosfera appunto un po' misteriosa, tipica di molti quadri dell'epoca vittoriana. Notate le proporzioni del personaggio Agrippa rispetto alle dimensioni del personaggio Augusto. C'è un quadro gemello che è questo,
After the Audience del 1879, dopo l'udienza, e la scena immediatamente successiva, è sceso, ha sentito quello che avevano da dirgli i supplici, i doni preziosi sono disposti sul tappeto e quindi rimandano, sono stati accolti, rimandano una società altera, come è concepita la romanità, una società non è di cittadini di primi inter pares, è una società che tende al dispotismo, il principe rappresentato nella statua è un despota e Agrippa ha atteggiamenti appunto da satrapo. I doni sono appunto disposti, rimandano alla corruzione, mentre il rapporto tra i doni e la statua di Augusto, perché è tutto un linguaggio insomma circolare questo, i clienti, i doni, Agrippa, Augusto, è la stessa storia. Rende comunque tutto questo ancora più, diciamo così, tirannica l'atmosfera. Quindi basta questo a farci capire quanto l'attributo di semistorico attribuita a opere come questa sia veramente fuorviante, tutto sommato, perché ci lascia immaginare che ci sia una parte di autenticità storica. Non sappiamo che sia accaduta una scena del genere, ma realisticamente potrebbe essere accaduta. E invece non è così, che noi sappiamo che Agrippa non era certamente un despota, era un uomo noto, potente, va bene, ma noto per il suo senso della giustizia e per la sua moderazione. Quindi no, semistorico probabilmente non è l'attributo giusto. Questa precisazione è inevitabile, però dobbiamo anche al tempo stesso tenere presente che le opere pittoriche, così come i romanzi storici o i film storici, non richiedono l'autenticità storica. Non cerchiamo questo nei quadri, no? C'è una libertà artistica, vivono fantasticamente la loro storia, sono documenti storici non per quello che rappresentano, ma per come lo rappresentano, non per la veridicità di quello che, per l'autenticità di quello che rappresentano, ma per il modo in cui lo rappresentano. Quindi sono documenti storici per la loro stessa epoca, cioè ci fanno capire come il pubblico di Lawrence Alma Tadema concepisse la romanità. Egli proponeva ai suoi acquirenti, che spendevano tra l'altro belle somme per questi quadri, proponeva un'immagine della romanità che era quella che il suo pubblico era pronto ad accogliere perché già la possedeva. Non mi soffermo su un, perché ci porta troppo lontano, su un altro quadro di Alma Tadema, ecco, questi sono i quadri appaiati, questa è la rappresentazione di Tito. Bene, qui adesso, sempre su Alma Tadema e la romanità, possiamo fare una piccola digressione, che però è una digressione fino a un certo punto, perché la romanità che cos'è? In questo mondo britannico spesso si dice: ah, ma sai, la presenza così pervasiva della romanità nelle opere di Alma Tadema e di altri pittori dell'età vittoriana si deve al fatto che l'impero britannico era assimilato all'impero romano. Questo può valere per i scritti di alcuni politici, per alcuni pamphlet, per qualche spunto giornalistico, per qualche trattato di politica, di politologia basato sui confronti storici, ma non vale per questo genere di opere. Qui siamo a livello di comunicazione completamente diverso e qui non c'è affatto assimilazione tra l'Inghilterra vittoriana, appunto l'Inghilterra vittoriana e il mondo romano, assolutamente, assolutamente, perché la monarchia britannica non è una monarchia augustea, dispotica, e perché tante altre scene romane cosiddette rappresentate da Alma Tadema non avrebbero trovato una collocazione nel mondo, nella società dei suoi tempi. Bene, il dispotismo dei romani, principi crudeli, Nerone, Commodo e Agabalo, ecco, questi sono i personaggi preferiti, sono i personaggi preferiti anche dai romanzi e poi anche dal cinema, sono i personaggi
torbidi, corrotti, pazzi, dissipatori, dissoluti, crudeli, o come Augusto, che certo non era dissoluto, è un po' crudele, sì, ma insomma, oppure erano tout court degli emblemi di dispotismo. Insomma, la democrazia, la libertà e la monarchia democratica dominata non era certo dalla parte dei romani, nessuna assimilazione. Insieme con il dispotismo dei romani si svolge il discorso sulla dissolutezza dei costumi romani, quindi sulla libertà, diciamo, sessuale dei romani. Questo dipinto è favorite custom, un'abitudine appunto tipica, insomma, è amata dai romani, le terme, la Tate Gallery. Vediamo tutto la sapienza, il talento di questo artista che riesce a lavorare sul marmo e su un'acqua così trasparente, no? Da lasciar comprendere, insomma, che qui siamo in un'acqua limpida, trasparente, con una leggerezza davvero ammirevole. E qui vediamo delle fanciulle, delle signore romane seminude che si rappresentano, che prendono il bagno. Questi oggetti sono tutti oggetti, non mi posso soffermare, oggetti autentici, oggetti di scavi, di scoperte. Bene, cosa vuol dire questo? Vuol dire, ancora di più un quadro come questo, ancora più esplicito. Qui siamo davvero in una dimensione che per l'epoca si può definire oscena, il Tepidarium, questo è un quadro del 1881, sempre di Alma Tadema, dove non mi soffermo sul simbolismo, diciamo, sessuale, che è fin troppo evidente. Ed erano quadri probabilmente destinati, sapete, a non essere esposti nei salotti. Questo era un quadro che probabilmente stava coperto da una tenda nel salotto del padrone di casa, dove si fumava appunto i sigari dopo cena con gli amici, e magari si faceva vedere questa accattivante rappresentazione. Questi sono i romani. I romani non si poteva certo rappresentare. Certo, questa romana ha i capelli un po' troppo rossastri per non sembrare una signora vittoriana, quindi sono un gioco anche di allusioni, però così non si poteva rappresentare una signora inglese. Questo tipo di scena si poteva solo proiettare, così è sempre stato nella storia della pittura moderna, anche quella rinascimentale, dove i riferimenti al mito servivano anche alla rappresentazione della nudità. Bene, questa è la romanità, non è una romanità contigua all'impero britannico, non è uno specchio dell'impero britannico, è l'opposto, perlomeno questo è il messaggio, un messaggio fatto di distanza, di disapprovazione e di cattura, e di incantamento, di morbosità, come sempre in questi casi. Non è lontana questa pittura dalla vera e propria pittura orientalistica, e questo su cui io credo. Faccio un solo esempio: questo è un celebre quadro, un meraviglioso quadro di Jean-Léon Gérôme, anche questo in collezione privata, pensate un po', Le Bain Maure, il bagno dei Mori, questo sarebbe il bagno, comunemente il bagno appunto turco cosiddetto, del 1872, quindi sono quadri contemporanei. Qui, ecco, questa è la dimensione orientalistica. Questo è un quadro molto, molto sensuale, molto erotico, come vedete. La dimensione orientalistica, l'Oriente è un mondo di piaceri, è un mondo come il tempo di Cleopatra, siamo sempre su quella scena, su quella sequenza. L'orientalismo che si crea nell'età augustea, si rafforza, si fissa nell'età augustea, il contrasto tra i colori, la donna scura, la donna bianca, la donna chiara, la nudità, il lavacro, questo è l'Oriente, è un'immagine tipicamente orientalistica. C'è qualche differenza rispetto a questa? Scusate, no, sto proprio vedendo quell'immagine, ho perso la testa. Potete immaginare, insomma. Ecco, c'è qualche differenza
concettualmente, certo c'è differenza di stile, di ambientazione, una cosa, una è Roma, l'altra è l'Oriente, ma è lo stesso mondo, e la Roma esotica, la Roma orientale, e Augusto fa parte, per in virtù del suo dispotismo, di questa Roma orientale. Concludo con l'ultimo, rapidamente, l'ultimo pezzo, l'ultimo segmento della fortuna dell'Augusto di Prima Porta, facendo un salto rapido verso l'età fascista. Con quella corazza, con quella sicurezza olimpica, con quella forza contenuta, vedete, ma pronta a sprigionarsi all'occasione, era inevitabile che l'Augusto di Prima Porta diventasse l'emblema del nuovo impero romano fascista, soprattutto in connessione con le celebrazioni augustee del 1937, il millenario della nascita di Augusto, un poco tempo dopo la conquista dell'Etiopia, quindi della nascita, della rinascita dell'impero romano. Questa statua, purtroppo non posso farvi vedere una raccolta di immagini che ho fatto negli anni, che ho sono costruito negli anni, l'Augusto di Prima Porta è un'immagine pervasiva durante il ventennio, anche nella pubblicità. Nella pubblicità la si trova sui francobolli, la si trova nei quotidiani, nei rotocalchi, nelle cartoline, nei francobolli, nella comunicazione politica. Una copia bronzea dell'Augusto di Prima Porta, che l'originale era bronzo, forse questo non l'ho detto prima, l'originale era di bronzo, quella di marmo che ci è pervenuta è una copia antica, questa è una copia di bronzo eseguita appunto per volontà di Mussolini e posta nel 1933, questa è una foto dell'epoca, oggi l'immagine non è, la descrizione non è così nitida, lungo la via dell'impero, cioè l'oderna via dei fori imperiali, sempre tormentata e appunto per i vari progetti che si vogliono appunto attuare. Nello stesso luogo in cui si trova oggi, esattamente nello stesso luogo in cui si trova oggi, ecco l'immagine di oggi. Ecco. Come vedete è stata fusa talmente bene da una fonderia napoletana, questa statua, che regge benissimo, malgrado l'esposizione all'aperto, a decenni e decenni di usura. Questa statua fu collocata nell'ambito di un progetto che voleva che statue di imperatori romani, al cui nome fossero dedicati i fori, che si appunto situati tutto intorno, fossero appunto estese in questa, fossero collocati in questa via dell'impero. Da Roma questa statua diffonde in tutta Italia. Il successo è stato tale che arrivano, questo sono una storia che è stata ricostruita da una mia diciamo così amica e allieva e collaboratrice Paola Salvatori e da me in qualche anno di lavoro attraverso gli archivi, l'archivio Capitolino, l'archivio centrale dello Stato e alcuni archivi sparsi in giro per l'Italia, è una storia abbastanza interessante di rapporto tra centro e periferia al mondo durante il ventennio, in particolare dalla metà degli anni 30 in poi, sul modo di regolare la concessione, il dono, la concessione e l'autorizzazione all'esposizione in pubblico di statue, per esempio di Augusto. E c'erano delle procedure, c'erano delle discussioni, si discuteva se quella città che richiedente aveva diritto o no, insomma fa capire anche quanto attraverso queste pratiche, queste richieste, attraverso tutta una serie di altri fenomeni, questo aspetto dell'ideologia fascista, della propaganda fascista, avesse in quegli anni un certo consenso. Vediamo l'Augusto di Prima Porta, questa è una cartolina dell'epoca, a Pola. Poi questa statua è da qualche anno qualche giorno si è parlato molto delle foibe anche del destino della comunità istriano-dalmata. Gli italiani in fuga da Pola, pensate quanto può pesare una statua del genere, parliamo di
2,30 m, grandezza naturale rispetto alla statua originaria, hanno avuto cura di, nella certezza ben fondata, insomma, che i nemici l'avrebbero distrutta, hanno avuto cura, tutti i problemi e le preoccupazioni che avevano, di portarla in salvo a Gorizia, dove oggi si trova in una piazza dedicata al martirio, appunto, delle foibe. Ma troviamo purtroppo la foto non fa leggere un'iscrizione pallida che c'è. Vediamo con quale amore sono conservate queste cose nel nord d'Italia. Questa è la famosa statua di Augusto appaiata alla statua di Giulio Cesare, che non è inquadrata, a Porta Palatina a Torino. E poi Napoli, qui l'immagine è un po' diversa, non vi faccio vedere quello che è scritto, l'oscenità che ci sono scritte sulla base. Io sono meridionale, quindi posso parlare senza timore, anzi più meridionale dei napoletani. E diciamo, una volta facendo questa conferenza a Napoli ho detto: voi pensate che i leghisti trattino male Roma, ma nelle città amministrate dai leghisti, Pavia, dappertutto, sono tenute nelle piazze principali della città con amore, in bei giardini, curate, ben tenute. Vedete a Napoli cosa fate, no? Non mi pare che però di aver scosso le coscienze, francamente. E questa statua è stata molto importante, è stata oggetto di celebrazioni, di liturgie, perché non c'è soltanto l'aspetto della statua, della collocazione, c'è tutto un mondo di manifestazioni, di liturgie politiche connesse con questi eventi. Bene, qui concludo. Qui ci sono, appunto, c'è un famoso francobollo che purtroppo si vede male, dove c'è del Bimillinare Augusteo, dove c'è l'Augusto di prima porta. È interessante la rilettura, come Augusto diventa fascista anche attraverso i francobolli sono molto importanti, come ha detto Federico Zeri, sono un aspetto fondamentale della comunicazione figurativa. Federico Zeri è stato il primo a aver attirato l'importanza sul ruolo dei francobolli, l'importanza dei francobolli, cioè sono manifesti in miniatura, il più importante mezzo di comunicazione figurativa dell'epoca, e ha ragione. Qui c'è una frase del Res Geste: Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me belli quo vice ad actium ducem de proposit, e insomma è l'Italia che ha giurato spontaneamente, no, in mani di Augusto, e lo ha appunto designato, l'ha consacrato duce nella guerra che vinse ad Azio. Questo è l'originale, vedete, questo è l'originale, e questa era la resa, il taglio, le forbici poetiche, diciamo così, come si dice come metafora filmica, no? Ha giurato, mi ha fatto dux, comandante della guerra, ma nel francobollo, questo è un taglio famoso, no? È stato oggetto di studi questa operazione, ha giurato da tutta Italia, et me ducem tucur, quindi vuol dire duce, Mussolini come Augusto, eh? Non duce nella guerra, ma dux in assoluto, tucur. Ecco le manipolazioni. Ma l'ultima straordinaria, macabra e tombale manipolazione è stata questa qui. Questo è un manifesto di propaganda della Repubblica Sociale Italiana, di un grande disegnatore, Boccasile, che insomma, è grandissimo, uno che sta nella storia dell'illustrazione, del disegno italiano, dell'illustrazione italiana, che si è rovinato la reputazione grazie a queste immagini razziste, insomma, che lui ha disegnato per la Repubblica Sociale Italiana, dove vediamo un Augusto di prima porta, dice non prevarranno, e sotto vediamo un nero americano e un britannico, naturalmente il nero ubriaco e il britannico tabagista, insomma, sono due figure veramente orrende. Queste immagini sono apparentemente semplici, devono essere oggetto da parte dello storico, ma qui c'è tutta una miniera da esplorare e ci vuole anche una filologia da costruire a riguardo, non è facile. Devono essere oggetto di attenzione, così come noi riserviamo attenzione al quadro di Alma Tadema, che è l'opera di un grandissimo artista, così un'opera apparentemente banale come questa, sembra, uno la guarda e ci ha detto tutto, attenzione, non basta,
non abbiamo capito tutto, perché vediamo i particolari. Qui c'è un puttino che in realtà è un erote, che la spalla del nero copre in parte, occultandone le ali. Diventa un bambino che si aggrappa alla figura del padre Augusto, che dovrebbe difendere gli italiani, quindi è l'infanzia italiana abbandonata, basta occultare un'ala. Ma guardate questa faccia, non è quella dell'Augusto di Prima Porta. Allora mi sono domandato, ma di chi è questa faccia? Innanzitutto l'Augusto di Prima Porta è troppo olimpico, è troppo soddisfatto, diciamo così, per essere un comandante che durante la Repubblica Sociale Italiana, assediata dai nemici, dice non, attenzione, non prevarranno, difendiamoci. No, non è un grido di allarme, di preoccupata ansia, e allora si cambia la faccia. Chi è questo personaggio? Questo personaggio è il criminale di guerra Augusto Maresciallo Graziani, ministro della difesa della Repubblica Sociale e grande criminale di guerra impunito, appunto, italiano. Questa metamorfosi della più celebre statua di Augusto può essere considerata come la fine di un'epoca veramente cominciata con nel 20 avanti Cristo creazione della statua, proseguita nel tempo, è arrivata fin quasi ai nostri giorni. Qui finisce la storia, diciamo, dell'Augusto marziale, dispotico, fascista, razzista, attualizzato di volta in volta per questi messaggi di violenza, e comincia l'epoca in cui ci siamo noi, ci troviamo noi, che guardiamo alla statua dell'Augusto di Prima Porta come a tanti altri splendidi manufatti della cultura augustea, senza il timore che qualcuno ci venga a dire che dobbiamo metaforicamente rivestire le corazze degli imperatori romani per chissà quale impresa bellica. Grazie. Adesso ho parlato un'ora, sfruttato il tempo fino all'ultimo minuto, adesso abbiamo una pausa, se è possibile farla di 25 minuti, torniamo prima e ci ricominciamo con la pausa. Naturalmente sapete, come l'altra volta, scorriamo lungo il corridoio e andiamo dove ci attende il caffè e qualche altra piccola delizia. Soffermarmi sulle prime fasi, diciamo, della costruzione del mito di Augusto e dell'età augustea, proprio della stessa concettualizzazione di età augustea. Oggi noi parliamo di età augustea e diamo per scontato che il concetto, diciamo, sia legittimo, sia lecito l'uso di questo, ma non era scontato che così fosse. Come vedremo, il passo chiave lo ha citato già il professor Giardina, tua Caesar aetas, è proprio il nucleo da cui nasce, diciamo, l'idea di età augustea, che si è progressivamente costituita a partire dallo stesso Augusto. Naturalmente Augusto ha contribuito in maniera decisiva alla costruzione del mito di se stesso. Ovviamente una cosa che va detto subito, poi forse ci torneremo verso la fine, è che questa idea dell'età augustea come un'età di svolta cruciale nella storia di Roma, appunto, sia delle istituzioni, perché sancisce il passaggio dalla Repubblica all'Impero, ma anche come punto culmine della storia antica, è il fatto che proprio all'interno dell'età augustea si colloca un evento che segna una vera
cesura, rappresenta una frontiera nella storia dell'Occidente, e cioè la nascita di Cristo. Il fatto appunto che nel breve periodo, sappiamo che il Principato di Augusto per gli standard non solo antichi dura moltissimo appunto, ma certo rispetto a una prospettiva epocale come quella di cui parliamo è una breve stagione, dicevo il fatto che abbia avuto origine l'età cristiana da una prospettiva postuma come quella appunto di noi che vediamo in quella svolta l'inizio di una fase storica, di una fase nuova appunto nella storia politica e culturale di Roma. Questa prospettiva appunto che collega all'età augustea la nascita di Cristo non è una prospettiva moderna, è una prospettiva già antica. Vediamo che è sostenuta per esempio dallo storico cristiano Orosio tra III e IV secolo e naturalmente alimenta la combinazione, diciamo, di questi due eventi. Il regime, il Principato Augusteo e la nascita di Cristo contribuisce a associare i due eventi, alimentando di fatto il mito di Roma città eterna. È un mito, come sapete, quello, un mito molto fortunato, molto radicato nella storia dell'Occidente. Lo stesso Andrea Giardina insieme a André Vaucher hanno scritto un libro pubblicato dalla Terza su il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini. È un mito importante appunto nella storia dell'Occidente. Ma torniamo ad Augusto appunto e ai suoi tempi e vediamo che la sua presenza ubiqua si manifesta non solo in ambito letterario, ma anche nella società del suo tempo in molti modi, dal ruolo imponente che Augusto esercita sulla scena politica, alla diffusione del suo nome e della sua famiglia nella vita quotidiana di Roma, nello spazio fisico ma anche cronologico. Con Augusto cambia il calendario, come sapete, cioè Augusto si impadronisce non solo dello spazio fisico della città di Roma, collocando, diciamo, associando tutta una serie di luoghi a se stesso, alla propria famiglia, ma attraverso il calendario si appropria in qualche modo del tempo e colloca se stesso appunto in maniera decisiva nella storia che da lui appunto partiva. Naturalmente la sua presenza è ingombrante, non ha precedenti a Roma e produce anche reazioni e sintomi di rigetto, non solo di adesione appunto. Noi sappiamo che ci sono già in diciamo a breve distanza, oltre che sotto il suo stesso principato, atteggiamenti di rifiuto che poi troveranno grande spazio per esempio in Tacito, cioè l'immagine di Augusto come autocrate, come tiranno, despota. Troveranno appunto è un'immagine negativa che si trova, diciamo, a molte tracce per esempio in Seneca, nello stesso Seneca, in Tacito, e poi naturalmente passa alla tradizione europea del tacitismo dal 500 in poi, appunto. L'avversione nei confronti del despota Augusto è fortemente diffusa. Dicevo che il primo ad alimentare il suo mito sia stato lui stesso è una constatazione ovvia, ma abbiamo anche molti indizi concreti legati anche all'aneddotica che presto lo circonda. Per esempio ci dice Plinio il Vecchio che la convinzione di essere lui un uomo del destino trovava conferma nella credenza popolare
della cometa apparsa alla morte di Cesare, un episodio molto noto, una credenza che Augusto stesso, mentre appunto Plinio il Vecchio ci dice che in pubblico confermava la credenza popolare che la cometa apparsa alla morte di Cesare fosse il segnale della divinizzazione di Cesare stesso, di fatto nella propria autobiografia accreditava l'idea che quella apparizione appunto della cometa fosse il segnale che annunciava la nascita, appunto l'ingresso sulla scena pubblica appunto dell'uomo del destino, appunto. Sono note le molte iniziative che associano, per iniziativa appunto, è lo stesso Augusto a promuoverle, diciamo che associano la sua figura a modelli divini, anzitutto Apollo, lo sappiamo, il Tempio sul Palatino, l'attribuzione diciamo all'intervento di Apollo della vittoria ad Azio, la figura di Apollo, ma anche la figura di personaggi eroici come Achille o Ercole, o a figure regali da gestire appunto con molta cautela, perché naturalmente lo spettro, diciamo la paura di apparire come un rex e quindi di andare incontro alla demonizzazione che per la sensibilità politica romana rappresentava il regnum, sappiamo che è molto forte in Augusto e cerca in tutti i modi di cautelarsi da questo rischio. D'altra parte appunto la divinizzazione che lo attende alla sua morte, il titolo di Divus Augustus che gli viene conferito, non fa che ufficializzare quella che era già in vita una percezione diffusa della sua figura, presente ovunque, come dicevo prima, vuoi nello spazio urbano, vuoi nel tempo, nella scansione del tempo, e che era alimentata in misura crescente anche dalla grande letteratura del tempo, da Virgilio, Orazio, Ovidio, ma anche a figure appunto della letteratura tecnica, come ad esempio Vitruvio. È una figura appunto imponente e ingombrante, tanto più aumentata dopo in ambito, con particolare riferimento all'ambito letterario, al rapporto con gli artisti, dopo l'esilio combinato a Ovidio. L'8 d.C. segna una svolta decisiva nei rapporti di Augusto con il mondo diciamo della letteratura, degli artisti, e le opere dall'esilio di Ovidio contribuiscono in maniera decisiva a ingigantire il mito, forse suo malgrado appunto, ma è evidente che la stessa presenza di Ovidio a Tomi dà il segnale del ruolo diciamo ingombrante di Augusto nella società romana. Oggettivamente la sua stessa esistenza ha un carattere eccezionale. Lui stesso del resto indicava come esemplare la sua vita e faceva di questa esemplarità il principio ispiratore della propria azione politica e culturale. Ad esempio nelle Res Geste lui elenca, lo ricorderete chi conosce quest'opera, che elenca con una precisione, un puntiglio che colpiscono con un calcolo numerico che noi diremmo molto freddo, ma che vuole rappresentare evidentemente, vuole accreditare l'oggettività dei meriti che lui rivendica, quando elenca ad esempio i costi finanziari che ha sostenuto personalmente e autonomamente per il bene collettivo. Accanto a questi meriti che rivendica,
enuncia anche lo scopo che ha mosso queste iniziative. Lui dice: id primus et solus omnium, quid deducerunt colonias militum in Italia aut in provincis, ad memoriam etatis mei feci. Lui stesso parla di una sua aetas, e dice di essere stato l'unico nella storia di Roma, appunto, tra tutti quelli che hanno avuto un ruolo paragonabile al suo, ad aver promosso iniziative di questo tipo e di averlo fatto ad memoriam etatis mei. Quindi c'è la consapevolezza proprio di costituire, grazie al primato della propria azione politica, di costituire la figura eponima che segna la sua epoca, una consapevolezza tanto chiara quanto lo è la volontà di proiettare la sua grandezza nel futuro e memorizzarla nel tempo come parte essenziale della memoria culturale di Roma. La celebrazione della sua grandezza, sua personale grandezza, è legata appunto a quella dell'età che lo vede un primus senza pari e titolare di quella auctoritas, legata al suo stesso nome, che gli deriva anzitutto dall'aver messo fine alle guerre civili e conquistato il consenso universale, restaurando il potere della Repubblica. Un merito che lui stesso rivendica, che sarebbe confermato, secondo le sue parole nelle res gesta, dall'attribuzione di quel titolo che lo eleva al di sopra di qualunque altra figura politica. Ci dice lui stesso: post id tempus auctoritate omnibus prestiti, da allora in poi superai tutti grazie alla mia auctoritas. È una qualità. Augusto è attento a distinguere tra la potestas, che dichiara di non aver superato appunto rispetto a quella che gli è riconosciuta dalla legge, e l'auctoritas, che invece è una qualità, diciamo una dote astratta, che lo innalza sopra chiunque altro e non fa nemmeno delimitazioni di ambito temporale o spaziale, sembra quasi presentarsi come un gigante della storia. E del resto la coscienza di questa unicità ed esemplarità è la stessa che sostiene la sua volontà, lo dice lui stesso ancora, di compiere atti memorabili, da offrire come modelli da imitare non solo per i suoi contemporanei, ma anche per le età future. Legibus novis mea auctore latis, multa exempla maiorum exolescentia, iam in nostro seculo reduxi. Quindi ho tratto dall'oblio, recuperato dall'oblio, molti esempi, molti paradigmi dei grandi uomini del passato, et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi. Io stesso ho offerto ai posteri, perché fossero imitate, molti esempi di molte mie iniziative, multarum rerum. Quindi Augusto si assegna consapevolmente un ruolo centrale nella storia di Roma, è una specie di pivot attorno a cui ruota tutto, si colloca appunto al centro della memoria tra passato e futuro, recuperando quello che del passato è la sua formula politica, no? Tradizione e innovazione. Recupera dal passato quello che va recuperato e apre verso il futuro grazie ai modelli che egli stesso propone. Naturalmente dicevo che questa ridondanza della figura di Augusto sul suo tempo viene percepita dai contemporanei sempre di più man mano che la durata eccezionalmente lunga del suo principato continuava ad estendersi. I versi di Orazio 4:15, verosimilmente l'ultimo componimento oraziano, quindi questo ha anche un valore di testimonianza alla fine appunto della vita di un poeta che ha vissuto a contatto diretto con il principe. La 4:15, appunto, lode 4:15 di Orazio,
presenta l'elenco delle grandi, dei grandi meriti appunto di quest'uomo che ha diffuso la potesta sporrecta maiestas ad ortus solis ab esperio cubili, dall'uno all'altro, diciamo dal sorgere del sole fino al suo tramontare, ha esteso la maiestas dell'impero romano. Una diciamo una maiestas di cui Augusto ha dato prova in tutti, che ha promosso in tutti i campi della sua iniziativa, da quello militare, politico, amministrativo, civile e artistico, un orizzonte davvero senza confini e imperiale di un'azione civilizzatrice che alimenta questa statura più che umana del principe. Del resto, la stessa identificazione di Augusto come eroe eponimo del proprio tempo porterà il Senato, nel decretare onori eccezionali ovviamente ad Augusto alla sua morte, a definire ufficialmente il suo lungo principato, ce lo dice Svetonio, come Saeculum Augustum, tutta la sua stagione, ut omne tempus a primo die natali ad exitum eius Saeculum Augustum appellaretur. Già il Senato definisce appunto ufficialmente l'età augustea, la Saeculum Augustum, tanto appunto la grandezza della sua figura segna questa stagione chiave della storia romana. Ovviamente la divinizzazione che segue alla sua morte conferma il mito, confermando questa ascesa che tocca il culmine con la sua divinizzazione e confermando, diciamo, un po' il principio insito nel suo stesso nome, come sapete. Il nome Augustus, un nome su cui la letteratura, i poeti giocano molto naturalmente, ma lo stesso Augusto evoca molte associazioni etimologiche, semantiche, anche onomatopeiche, con il tema dell'augere appunto, l'auctoritas, che propongono la figura del principe come una specie di divino promotore di crescita, di incremento, di una crescente grandezza. Un auctoritas, dicevo, ispirata a questo binomio inscindibile che lega un po' insieme restaurazione, innovazione, mantenimento e accrescimento, che è la formula miracolosa che il nome stesso di Augustus garantiva. Negli studi sulla poesia augustea un indirizzo sempre più marcato negli ultimi anni e più convincente porta a considerare Virgilio e gli altri poeti augustei non come dei semplici ricettori di una iniziativa promossa dal centro del potere, diciamo. Cioè oggi si tende a evitare di parlare ideologia augustea, titolo celeberrimo, come sapete, del mio maestro Antonio Lapenna. Oggi si tende a non usare tanto questo termine perché dà l'idea di una operazione di politica culturale studiata a tavolino, quasi si fosse un apparato dirigente che definisce i confini, i limiti, le linee appunto di una ideologia coerente. Si pensa piuttosto, diciamo, si tende a credere che tutti i poeti, non solo gli artisti, diciamo l'intero sistema della comunicazione letteraria, artistica, politica, abbia contribuito a definire quello che noi oggi chiamiamo ideologia augustea,
un po' improprio appunto, ma il concetto, diciamo, per intenderci, apportando contributi diversi che naturalmente sono anche al loro interno molto contraddittori, cioè all'interno della ideologia augustea, se uno va a vedere ci sono spinte e messaggi anche molto contraddittori appunto. Una figura come Ovidio, per esempio, che passa, diciamo, in molte interpretazioni, passa per un ribelle, anzi la condanna stessa di Augusto sembrerebbe confermare l'immagine di Ovidio come un poeta, un poeta appunto ribelle, uno che scherza coi santi, appunto, ma è una interpretazione sicuramente riduttiva, perché Ovidio a suo modo è un poeta molto filo augusteo, quando semmai il suo, come dire, la sua colpa è quella di mostrare ad Augusto e ai sostenitori dell'augusteismo la scarsa coerenza dell'augusteismo stesso, perché Ovidio mette l'accento sulle contraddizioni di un... Voi sapete appunto che Augusto vantava di aver preso, anche questa è una immagine molto famosa, di aver ereditato una Roma che era costruita di mattoni appunto, e di averla restituita di marmo. Il passaggio, diciamo, tra i due estremi di questi materiali simbolo appunto, i mattoni e il marmo, danno la misura dell'enorme percorso di civilizzazione che l'augusteismo ha realizzato. Di tutto questo naturalmente Ovidio è felice, cioè che come i suoi contemporanei, quello che Ovidio contesta semmai ad Augusto è il fatto che la giusta rivendicazione di questo merito, della promozione di una civilizzazione senza precedenti nella storia di Roma, non sia seguita da una diciamo concezione della realtà, della vita, dei costumi, diciamo da un programma culturale che sia coerente con questo sviluppo, perché chiaramente il programma restauratore dal punto di vista del costume, dei modelli culturali che Augusto promuove si scontra con questo sviluppo verso la modernità così, così marcato. Ma a suo modo si può tranquillamente sostenere che Ovidio è più coerente, è un augusteo più coerente di Augusto stesso e di tanti cantori del buon tempo andato, appunto, di tanti augusteisti passatisti, diciamo. Per quanto riguarda, diciamo, se vogliamo spostare il discorso sul piano strettamente letterario, per quanto riguarda l'età augustea, bisogna dire che questo senso di pienezza che garantisce un po' tutte le condizioni per il dispiegarsi delle molte potenzialità del sistema letterario latino, noi lo vediamo pienamente realizzato. Sono cose note, appunto. In età augustea i latini cominciano ad avere i loro grandi classici. È l'età augustea quella che, diciamo, trasforma le biblioteche di Roma, perché ormai i romani non hanno più da subire quella sorta di, diciamo, il senso di inferiorità culturale nei confronti dei greci, che è tradizionale, lo sappiamo, no? Tutti i romani, tutti i grandi, diciamo, poeti della letteratura latina hanno avuto, non esisterebbe la letteratura latina senza quella greca, ma c'è un momento in cui Roma si emancipa dalla biblioteca greca. Quando accade? Accade proprio in età augustea. Se ci fate attenzione, tutti i grandi poeti d'età augustea hanno un modello greco, che può essere Alceo, che può essere Callimaco, che può essere Omero, appunto, ma l'obiettivo di tutti è realizzarli
nel modo migliore e superarli, cioè renderli non più necessari. Cioè Roma si costruisce i suoi classici. Finalmente in età augustea Roma ha i suoi classici. A partire da questa stagione cambia il linguaggio poetico latino. Se si fa un'analisi dettagliata del lessico poetico a Roma, voi vi accorgete che a partire dall'età augustea i poeti successivi usano un lessico nuovo e tutto augusteo e post-augusteo, cioè Roma ormai ha il suo orizzonte letterario, non ha più bisogno dei greci, appunto. E naturalmente all'interno di questo fenomeno alcuni personaggi hanno un ruolo paradigmatico, il caso più famoso è quello di Virgilio, naturalmente. Intanto, Virgilio, realizzando questa carriera triplice, no? Il modello che poi ha avuto grande fortuna in tutta la storia culturale dell'Occidente, dalle bucoliche alle georgiche all'Eneide, è un percorso anche questo di crescita, realizza in qualche modo lo stesso, il processo parallelo a quello di Augusto, il principio dell'incremento, della crescita, il modello di una carriera in ascesa che raggiunge il suo culmine, il suo telos, il punto più alto nel poema nazionale, nell'Eneide appunto, che diventa da allora in poi per molti versi il testo nazionale, il testo in cui di questo sono ben coscienti gli stessi contemporanei. Naturalmente quando Ovidio dall'esilio nei Tristia 2.2 scrive, nel secondo libro dei Tristia, che è un'elegia unica, scrive ad Augusto per cercare di giustificare, come dire, di discolparsi e di farsi richiamare a Roma, è molto chiaro, parla dell'Eneide come del tuo poema, cioè Ovidio sa che l'Eneide appunto è una celebrazione del Principato Augusteo e sa anche che il Principato Augusteo usa l'Eneide in chiave politica, in prospettiva politica. Dicevo che questa crescita di Augusto, una crescita progressiva appunto, in età augustea ha un punto di svolta. Si dice di solito nei manuali che esiste una prima e una seconda età augustea, no? La prima è quella in cui i rapporti di Augusto con i letterati, gli artisti, i poeti sono mediati da Mecenate. Poi, forse per questo incidente che attorno al 20 avanti Cristo avrebbe raffreddato i rapporti tra Mecenate e Augusto, e l'uscita di scena di Mecenate come mediatore, abilissimo mediatore appunto nei rapporti con i poeti, si dice appunto che la mancanza di questo ruolo da parte di Mecenate crea degli attriti, delle frizioni, e tutto precipita in qualche modo fino all'8 dopo Cristo, con la condanna di Ovidio, che segna un po' una data simbolo, e questa funzione simbolica dell'esilio di Ovidio rimarrà nella storia dell'Occidente. Ovidio sarà il poeta condannato dal potere politico per ragioni appunto, per ragioni morali, per ragioni diventerà il paradigma, tutti i grandi esuli della letteratura occidentale, della cultura occidentale, fino a Brodsky e oltre, hanno come paradigma preciso quello di Ovidio. Anche in questo l'età augustea ha un valore simbolico straordinario per tutta la storia del mondo occidentale. E come dicevo, suo malgrado, Ovidio contribuisce alla mitizzazione di Augusto, perché tutta l'opera dell'esilio è un tentativo di parlare con un principe onnipotente che non vuole ascoltare, appunto. Quindi è un tentativo che va a vuoto. Ecco, un sovrano che non vuole ascoltare, appunto, mentre prima ascoltava. Questo fenomeno si coglie in maniera molto chiara. Noi abbiamo visto l'Ode di Orazio, appunto, 4.15, ma ci sono molti indizi che
nella seconda, nel secondo Principato Augusteo, diciamo gli ultimi anni del Principato, siano segnati, si parla anche di vicende personali, no? Infelicissime da parte di Augusto, anzi diventerà Augusto un emblema di come possa la stessa persona assurgere a una rilevanza, un prestigio, un'importanza che lo assimila agli dèi, e dall'altro però essere infelicissimo, la morte, le morti che funestano la sua famiglia, l'impossibilità di trovare un successore. Molti degli ultimi anni, diciamo, della vita di Augusto sono segnati proprio dal problema della successione. Non si riesce a trovare una persona adeguata per succedergli. Dicevo, il potere di Augusto in qualche modo si allontana. Si allontana e diventa il processo di divinizzazione. È chiaro, lui diventa subito in morte, diventa Divus Augustus, ma in realtà lo è già prima. Lo è già prima, cioè la percezione. In questo i poeti aiutano molto, perché i poeti possono parlare più liberamente di quanto faccia il linguaggio della comunicazione politica. Noi sappiamo benissimo dagli storici le cautele assolute che Augusto usa perché non si usino, a proposito di lui e del suo potere, certi termini a cui i romani sono molto suscettibili, appunto. Dicevo prima lo spettro del regno, ma la paura appunto che la sua appaia come una figura che viola questo principio, diciamo, e questa sensibilità diffusa tra i romani. I poeti però non hanno bisogno di queste cautele, i poeti parlano per immagini, per metafore, iperboli, cioè attraverso il loro linguaggio non hanno bisogno di essere prudenti come appunto in altri settori della comunicazione politica si deve fare, e soprattutto possono dar voce alla sensibilità diffusa. La divinizzazione di Augusto, dicevo, comincia già in vita, comincia subito dopo, diciamo, il cesaricidio. In fondo, se ricordate, Semperde Usilius Aram, già la prima ecloga appunto accenna alla figura di Augusto come un dio, e poi ci sono diversi richiami espliciti appunto nello stesso Orazio, l'Ode Romana 3.5, Celotonantem credidimus Jovem regnare, e così via. Ma lui, Giove, sappiamo che regna perché lo sappiamo per tradizione, ma lui lo vediamo, lui è un dio presence, conspicuus, tutti ce l'abbiamo di fronte, il vero Giove è lui appunto, il vero dio. Questa immagine del sovrano come Giove, come Jupiter, è un'immagine appunto che i poeti veicolano e che diventa poi, come sapete, nel linguaggio dell'età imperiale, diventa del tutto normale. Cioè Marziale parla dell'imperatore come Jupiter, Giove. Quindi, diciamo, si instaura una identificazione tra l'immagine del potere divino, del potere assoluto divino, e l'immagine del potere assoluto in terra. Dicevo che il potere del sovrano si allontana anche per un altro motivo, perché nasce la corte. Con Augusto nasce la corte. La corte non esiste prima, non esisteva. Il termine stesso di corte, naturalmente l'etimologia da hortus, però il termine che si usa normalmente per indicare la corte, aula, non è una parola latina, quindi è una parola greca che i latini adottano appunto, ma dà il senso, questa estraneità linguistica, di una estraneità culturale, politica appunto. La corte non è una istituzione formalizzata, non ha una sua...
della corte, diciamo, si entra a far parte in maniera informale semplicemente perché si è o si appartiene alla famiglia, dicevo, alla famiglia in senso più esteso del sovrano. E da allora, dall'età augustea in poi, come vediamo, fino poi a toccare i culmini di Claudio, per esempio, le figure dei cortigiani, appunto, razza dannata, diventano sempre più rilevanti. Quindi rappresentano una barriera nei confronti dell'imperatore che allontana ancora di più la figura dell'imperatore stesso in una dimensione appunto divina. Il sovrano è inaccessibile e vive racchiuso nel suo palazzo appunto. Storia di questa parola molto interessante. Tutti voi conoscete l'uso che credo sia solo italiano, da quel che ho visto, non di palazzo, come metafora per indicare l'appartenenza alla sfera del potere, appunto, evidentemente in opposizione simbolica a che cosa? Alla piazza. La piazza, l'agorà, è il popolo, diciamo, il concetto di democrazia. Il palazzo è la sede del potere. Da che viene questa parola? Viene da palatium, cioè il palazzo sul Palatino, appunto, in cui Augusto si colloca, appunto, il Palatino, anzi la storia, diciamo, del passaggio di potere, possiamo dire, dal Campidoglio al Palatino, è una storia molto interessante. Il potere in età augustea diventa, poi leggeremo appunto un passo che ci dice molto in questa direzione. E da allora appunto questa parola palazzo si diffonde, come sapete, in tutta la cultura europea, tutte le lingue europee hanno conservato questa parola, che è la parola simbolo del potere. In Italia, dicevo, abbiamo in più questa accezione peculiare del palazzo. A chi risale? Lo sapete, a Pasolini. Un articolo di Pasolini sul Corriere della Sera, mi pare pochi mesi prima della sua morte, deve essere nel 75, in cui si inventa questa metafora del palazzo come sede del potere in opposizione a un potere chiuso, un potere, come dire, sordo alle sollecitazioni, alle istanze esterne e così via. Ecco, in età tardo augustea nasce questa immagine appunto un po' pasoliniana del palazzo, e insieme a questo contribuisce molto la poesia dell'esilio di Ovidio. Ci sono parecchi passi appunto in cui nella poesia dell'esilio di Ovidio si parla della difficoltà di avere accesso ad Augusto, per esempio quando lui scrive all'inizio sia in 1-3, mi pare, dei Tristi, sia in 3-1, la prima elegia del terzo libro dei Tristi, che è una specie di propempticon, di accompagnamento del viaggio del libro, il nuovo libro che deve andare a Roma. E dove deve andare a Roma? Ovidio gli insegna, anzi questi passi di Ovidio sono fondamentali per noi come documenti per la topografia dell'epoca, appunto, molto preziosi per gli archeologi. Ma è molto interessante il modo in cui Ovidio insegna al suo libro piccolo, timido, zoppo, come sono naturalmente i libri elegiaci, perché l'elegia, come sapete, è zoppa, esametro più pentametro. Quando si avvicina alla zona, appunto, al palazzo, c'è questo senso di barriera, appunto, e di inaccessibilità. Perché Roma è diventata appunto, ecco, nasce anche in questo periodo, soprattutto con la poesia dell'esilio, l'immagine di Roma come città sede del potere imperiale, questo è ovvio, ma Ovidio dice come città degli dèi, l'immagine di una città celeste. Chi sono gli dèi? Gli dèi sono appunto il nuovo potere, il simbolo di un potere così assoluto che può essere solo quello
solo quello dei nuovi dei. E questa immagine di Roma città celeste è interessante naturalmente perché intanto contribuisce al mito di Roma città eterna a cui facevo prima riferimento. Si crea appunto nella cultura classica d'età imperiale, nella nuova cultura cristiana, l'idea di una continuità tra la monarchia universale dell'impero romano e il monoteismo della nuova religione cristiana. Questo si vede già in Lattanzio, quando Lattanzio, c'è una data simbolica, il 313, Lattanzio conclude le Divinae Institutiones, e il 313 è l'anno appunto di cui parlavamo, l'anno dell'editto di Milano che sancisce appunto la libertà di religione e quindi segna una svolta davvero nella storia dell'Occidente. Ecco, l'idea di questa continuità tra l'universalismo dell'impero romano, la monarchia romana, e il monoteismo della nuova religione cristiana che trova il suo innesto proprio in età augustea in cui nasce Cristo, questo snodo diciamo, un valore fondamentale anche per le età successive. Io credo che abbia a che fare qualcosa anche nell'opposizione agostiniana tra città celeste e città terrena, appunto. Ecco, per concludere, vi direte perché vi ho dato queste fotocopie se poi non le usiamo. Adesso appunto le userei, nel senso che questi testi che io vi ho dato sono tre testi sintomatici, rappresentano sono tre poeti epici, l'Eneide, le Metamorfosi di Ovidio e la Tebaide di Stazio. Tre poeti epici che condividono una scena tipica dei poemi epici, il Concilium Deorum. Cos'è il Concilium Deorum? È diciamo una scena tipica in cui gli dei si riuniscono per decidere dei destini del mondo. È una specie di, se volete, consiglio dei ministri, o anche consiglio di classe banalmente, in cui si decide a un livello forse sì, non si decidono i destini del mondo come nel Concilium Deorum, si decide sul da farsi, diciamo. Allora, noi qui abbiamo tre rappresentazioni che sono sintomatiche di come il mondo è cambiato. Di come il mondo è cambiato tra l'Eneide, cioè un poema del primo augusteismo, possiamo dire, le Metamorfosi, siamo già a distanza di un ventennio almeno dall'Eneide, e poi con Stazio siamo sotto Domiziano, tutt'altra epoca. Allora, che succede? Intanto possiamo dare una lettura rapidissima di questi testi, facciamo una lettura in italiano. Dall'Eneide, il decimo libro, naturalmente si deve decidere cosa fare di questa guerra tra i troiani e i latini. Si apre intanto la casa dell'onnipotente Olimpo, il padre degli dei e re degli uomini nella dimora astrale, dalla cui vetta controlla la terra intera, il campo dei troiani e i popoli latini, convoca un concilio. Vedete questa immagine del guardare il mondo dall'alto. Guardare il mondo dall'alto a noi fa pensare alle nuvolette dei fumetti, per esempio, gli dei sono, ma questa è un'immagine già omerica appunto, gli dei controllano il mondo dall'alto, è un'immagine naturalmente di tipo militare, il potere si colloca nell'immaginario antico, il potere si colloca in alto. In alto perché? Perché si controlla meglio il territorio. Oggi forse, secondo un immaginario dei nostri giorni, il potere magari sarebbe sotterraneo, chissà, potrebbe essere un bunker in un mondo in cui tutto viene controllato da altri meccanismi. Potrebbe essere immaginato molto diversamente, la sede del potere appunto, potrebbe essere immaginata del tutto diversamente. Per gli antichi si guarda dall'alto, perché? Perché dall'alto appunto i generali, il controllo di tipo militare. E Assisi i numi sui due lati della sala, prende la parola, parla Giove,
Magnanimi celesti, perché mai avete rinnegato i vostri propositi e con tanta ostilità lottate fra voi? Protesta Giove perché i troiani e i latini se le stanno dando di santa ragione e gli dei partecipano appunto al conflitto. Avevo vietato che con i teucri l'Italia scendesse in guerra. Che è questa discordia contro il divieto? Che timore indusse gli uni e gli altri a ricorrere alle armi e a provocare guerra? Verrà il momento, non lo anticipate, destinato alla battaglia, una profezia ovviamente delle guerre cartaginesi, quando a suo tempo la fiera Cartagine sulle rocche romane, varcate le Alpi, sterminio immane rovescerà. Allora sì, con odio si potrà lottare e sconvolgere tutto. Ora cedete e di buon grado un patto concorde stringete. Queste le poche parole di Giove. Giove dice basta, non fate più guerra, bisogna arrivare a un accordo. Ma non così brevemente l'aurea Venere gli risponde, Virgilio è autoironico perché poi segue un lungo discorso da parte di Venere, forse autoironia in vario senso, e interviene Venere naturalmente per ricordargli quello che le ha promesso, che Giove le ha promesso nel primo libro e di cui ancora non si vedono gli effetti, e poi interviene Giunone naturalmente, perché Giunone, come sappiamo, non è contrarissima al destino che attende Roma, al primato dei troiani e così via. Così perorava Giunone e tutti con diverso assenso fremevano i celesti, come i primi soffi quando fremono impigliati nelle selve destando un sordo mormorio che annuncia ai marinai il sorgere del vento. Allora il padre onnipotente che detiene il potere supremo comincia e al suo discorso ammutolisce l'alta dimora dei numi, trema nel cuore la terra, non fiata la volta celeste, cessa ogni zefiro, placide placa il mare le sue acque. Ascoltate dunque e imprimetevi in cuore le mie parole. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo una rappresentazione del potere di Giove, che è simbolo ovviamente, è immagine del potere terreno, in cui l'imperatore, dice Giove, dice la sua, ma a fronte delle affermazioni di Giove interviene Venere e dice la sua protestando, interviene Giunone a sua volta, cioè come dire, c'è un potere soft, lo diremmo oggi, cioè un potere che accetta di essere contraddetto per poi alla fine riaffermare la necessità del fato e quindi mandare avanti le cose come bisogna che vadano. Però è un potere aperto, non si può dire democratico per ovvie ragioni, però diciamo è un potere tollerante. La descrizione di Giove all'inizio è un Giove che sorride, un Giove sereno appunto, è un vecchio padre tranquillo. Lui come vedete al 104 le reazioni degli dei alle parole, diciamo a questo conflitto che si prospetta tra Giove da un lato, Venere protesta, Giunone a sua volta protesta, cosa fanno? Cunctique fermebat celicole ad sensu vario, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, c'è, come dire, tra virgolette, un po' di democrazia, ci sono diversi pareri. Bene, questo è il Concilium degli Dei di Virgilio. Passiamo a quello d'Ovidio. Qui siamo nel primo libro. La differenza è importante, soprattutto perché è importante, vedremo, la collocazione nel primo libro e non nel decimo, perché è un segnale che Ovidio dà per la stessa lettura dell'intero poema. Appena la vede dal sommo della sua rocca, s'affligge il padre Saturnio, e ricordando un delitto recente e ancora mal noto, l'orrendo banchetto alla tavola di Licaone, gli nasce nell'anima un'ira smisurata, degna di Giove, e convoca il concilio. Giove è indignato, convoca quindi gli dei convocati non tardano. Esiste una via nell'Empireo, visibile a cielo sereno, si chiama Via Lattea, e si impone per bianco fulgore. È il cammino che fanno gli dei per recarsi alla reggia dimora, cioè gli dei salgono verso la sommità, dove è la reggia dimora, cioè la casa di Giove, alla casa del grande Tonante. A destra e a sinistra, ospitali spalancano le porte, i palazzi dei nobili
dei nobili dei. Gli dei abitano lungo questa via, diciamo una specie di viale che porta verso la casa di Giove. Altrove disperse le case del popolo, ma i loro penati li hanno messi i celesti, potenti e illustri, in questo quartiere. È il quartiere degli dei che contano, appunto. Se la battuta non fosse temeraria, non esiterei a definire il quartiere il palatino del cielo supremo. Vedete, c'è una perfetta assimilazione, e Ovidio è consapevole di, come dire, smontare il giocattolo, di far vedere come funziona, come si può parlare di politica in un poema mitologico, è questo il problema, no? Se io scrivo un poema sul mito, come posso mandare ugualmente un messaggio politico? Ovidio ci fa vedere come si può. Quindi siamo, è il palatino del cielo, appunto. E dunque, una volta sedutisi gli dei nel santuario di marmo, e lui sistemato più in alto, appoggiato allo scettro d'avorio, squassò con la testa 3 o 4 volte i tremendi capelli, facendone sobbalzare la terra, l'oceano, le stelle. Poi aprì la bocca sdegnato con queste parole: «Non ero tanto angosciato per il dominio del mondo al tempo dei piedi di serpe, sono i giganti». Ognuno pronto a buttarsi e a imprigionare in 100 braccia il cielo, i centimani, no? I giganti sono anche centimani. Certo, avevamo nemici feroci, ma pure la guerra la voleva soltanto una casta, dipendeva da un'unica causa. Ma oggi devo mandare il genere umano a morire per tutto il globo che cinge nereo nei suoi flutti sonanti, per i fiumi infernali che scorrono sotto la terra nel bosco stigio, lo giuro, ho già tentato di tutto». Ma una carne inguaribile bisogna tagliarla col ferro perché non si infetti la parte sana. Cuncta prius, qui in realtà il testo latino dovrebbe essere temptata. Ci sono due lezioni, appunto, ma la lezione che è quella riflessa nella traduzione è temptata. Le ho provate tutte, insomma, ma non si riesce a guarire questo. Devo anche pensare ai semidei, a gemmi campestri, ninfe, fauni e satire sulle montagne e i silvani. Qui Ovidio riprende ironicamente il linguaggio politico dei romani che spesso adducono come motivazioni per l'ingresso in guerra appunto la necessità di difendere gli alleati. Se ancora non gli concediamo gli onori del cielo e gli diamo la terra, facciamo che almeno ci vivano senza pericolo. O vi illudete, celesti, che stiano al sicuro se me, che ho il fulmine e domino voi? Licaone, una belva notoria, è riuscito a mettermi in trappola. Licaone è questo personaggio, il cui nome già è un nome parlante, ovviamente, l'uomo lupo, è quello che ha cercato di uccidere Giove, ha fatto un attentato, appunto, e addirittura ha voluto mettere in discussione, in dubbio, la sua stessa divinità. Quindi ora Giove interviene per punire Licaone, perché è colpevole di questo affronto, e chiede quindi, anzi nemmeno chiede come vedremo, comunica che procederà senza attendere consenso degli altri. Con fremuerum nes rumoreggiano tutti e pretesero la consegna bruciando di collera di chi aveva usato quel crimine. Così quando un empio drappello infierì per estinguere il nome di Roma nel sangue di Cesare, anche qui è singolarissimo, c'è una similitudine di tipo storico, quando mai appunto nell'epica si fa una similitudine di tipo storico. Si fa riferimento o alla cosa dibattuta o al cesaricidio, oppure a un attentato contro Augusto che non sarebbe andato in porto. Così quando un empio drappello infierì per estinguere il nome di Roma nel sangue di Cesare, lasciò stordita l'orrore dell'improvvisa catastrofe la specie umana e percorse un brivido tutto il creato. Tu non apprezzi meno l'affetto dei tuoi, Augusto, di Giove, allora dei suoi. Frenò con il gesto e la voce il mormorio. Tutti tacquero. Appena cessato il clamore, represso dal prestigio del sovrano, riprese a parlare Giove rompendo il silenzio. Bene, anche qui abbiamo dei segnali fondamentali sulla rappresentazione del nuovo potere imperiale. Abbiamo un Saturnius, un Giove, che è tutt'altro che sorridente e sereno come appariva quello di Virgilio. Entra in scena con un ingemit
E un'altra cosa interessante è il primo personaggio del poema che parla. Il potere della voce, la parola, è fondamentale appunto nelle Metamorfosi. È il primo personaggio che parla. E cosa fa? Ingentes animet dignas Giove concipit iras. Cioè lo vediamo già in preda all'ira più terribile. Ora, l'ira di Giove, così come in generale l'ira degli dèi, rappresenta un notissimo problema teologico per gli antichi. Ricorderete il verso 1.11 dell'Eneide, in cui Virgilio si interroga «Tantene animis celestibus ire?» Cioè si interroga in maniera drammatica sul fatto che gli dèi possano essere adirati. Dal punto di vista ideologico è un problema, appunto, che gli dèi, teologico anche, che gli dèi siano adirati. Ovidio non si pone problemi, anzi rappresenta il rappresentante, l'esponente del potere supremo, Giove, in preda a un'ira degna di Giove. E cosa fa poi nei versi che seguono? Giove, intanto già la gestualità è tipica, di solito da Omero in poi basta il nutus degli dèi, certe volte il sopracciglio per esprimere consenso, dissenso, la volontà, tale è la forza del numen che basta un movimento, diciamo, che non altera in nessun modo la gestualità del Dio, che deve essere una gestualità contenuta, appunto. Qui invece vediamo che Giove, terrificant capitis 179, concussit terque quaterque, agita questa chioma come quasi un ossesso, in preda appunto a una furia incontenibile. E come viene detta la chioma, caesariem? Caesariem non è una parola qualunque per indicare la chioma. Sappiamo tutti appunto la falsa etimologia di Cesare. È ovvio che caesaries etimologicamente è legata all'idea del tagliare i capelli, appunto. Però è un termine troppo occupato nel linguaggio politico per essere del tutto innocente. È evidente che Ovidio suggerisce attraverso l'impiego di questa parola una allusione al potere di Cesare, appunto. E come si esprime poi il nuovo, diciamo, il Cesare celeste? Ora indignanzia, mentre il Giove virgiliano era tranquillo, lui è indignato e non si preoccupa di ottenere alcun consenso da parte degli dei che ascoltano. Comunica semplicemente quello che ha già deciso per conto proprio che farà, cioè sterminare il genere umano, che non è una cosa da poco, diciamo, far fuori tutto il genere umano. Infatti ricorrerà al diluvio subito dopo, ci sarà il ricorso al diluvio universale, appunto. Qui ci sono ovviamente molte analogie con le culture orientali. Sapete che l'idea del diluvio universale è diffuso in varie culture, così come la stessa idea del Concilium Deorum è comune nell'epica antica, sia greca, ci sono già in Omero, Concilia Deorum, ma si trova già nei poemi babilonesi, appunto. Questo l'ha studiato Martin West, quindi è una struttura, diciamo, di lunga durata. Gli dei senatori, appunto, si limitano a prendere atto della volontà di un potere che non cerca mediazioni, non cerca consensi, si limita a questo, anzi, con fremuer omnes studisque ardentibus ausum talia deposcunt. Abbiamo dei senatori che come massima reazione non fanno altro che applaudire, cioè l'immagine che ne deriva è quella appunto di un senato ormai asservito al potere di un dio tirannico a cui non replica, non replica nulla, appunto. Tenuere silenzia cuncti. Per passare all'ultimo, diciamo al terzo episodio di questo breve percorso, leggiamo Stazio. Siamo all'inizio della Tebaide, Giove ha deciso di intervenire sulla vergogna di Tebe. Tebe, come sapete, è la città di Edipo, è la città che i due figli di Edipo, Eteocle e Polinice, si contendono, è un mito celeberrimo,
non solo in Dante, ma ben oltre, appunto, fino all'età moderna, l'emblema dei conflitti familiari, e Giove decide di intervenire, appunto. Nel frattempo, per ordine di Giove, un'eletta gerarchia di divinità si era adunata a concilio sopra gli atri del vorticoso firmamento, nella parte più interna del cielo. Da lì tutte le cose appaiono vicine nello spazio, appunto, il controllo sulla terra. Le dimore d'Oriente e d'Occidente, la terra e il mare distesi sotto ogni cielo. Giove in persona avanza maestoso in mezzo agli dèi, ha un volto pieno di pace eppure fa tutto tremare. Questo verso, che è molto studiato appunto perché sembra, è placido quati en stamen omnia vulto, è un volto placido, però semina il terrore, è il terrore che deriva proprio dalla sua tranquillità. Si siede sul trono di stelle. Gli abitanti del cielo non osano, come degli scolaretti docilissimi, non osano prendere subito posto finché il padre personalmente non dà loro licenza col gesto tranquillo della mano, come accadeva una volta a scuola. Non so se tuttora voi, se permettete ai vostri studenti appunto di... Una volta si aspettava di sedersi finché il docente appunto giustamente autorizzava... pur senza essere domiziani, naturalmente. Poi è la volta della folla degli erranti semidei, dei fiumi parenti delle nuvole altissime e dei venti che riempiono la reggia dorata, tenendo a freno il loro mormorio per la paura. Trema la volta per la maestà degli dei tutti insieme adunati, risplendono i torrioni per il cielo fatto più azzurro e i portali fioriscono d'una luce segreta. E quando fu imposto il silenzio e il mondo tacque in preda al timore, così cominciò dall'alto del trono il Signore degli dei, solenne e immutabile autorità è nelle sue parole, e i fati obbediscono alla sua voce. I delitti del mondo e la natura malvagia degli uomini, che nemmeno le furie riescono a saziare, è questo ciò che mi addolora. Fino a quando dovrò continuare a castigare i colpevoli? Sono stanco di infiorire col fulmine scintillante. Già da tempo le braccia operose dei ciclopi sono sfinite dalla fatica. La fatica costruisce fulmini, appunto, e manca il fuoco sulle incudini eolie. Eppure avevo persino sopportato che un impostore guidasse i cavalli del sole. Si fa riferimento a Fetonte. Qui naturalmente c'è un gioco sottilissimo di Stazio. Quando Stazio dice sono stanco di continuare a scagliare, perché è stanco? È stanco perché lo ha già fatto nei poemi precedenti. Quindi allude alla continuità di questa tradizione dei concili ad eorum nei vari poemi, appunto, della tradizione epica greca e latina. E qui c'è il richiamo esplicito, ovviamente, alle Metamorfosi, perché nelle Metamorfosi c'è l'episodio del tentativo di Fetonte di guidare i carri del sole, e poi appunto c'è l'incendio. Eppure avevo persino sopportato che un impostore guidasse i cavalli del sole. Corsero a briglia sciolta e per lo sbandare del carro andò a fuoco il cielo e il mondo fu ridotto in cenere dall'incendio provocato da Fetonte. A nulla è valso tutto ciò, e così via. Vuole solo punire il mondo. Ecco, la rappresentazione che qui emerge del potere imperiale in età domizianea è quella del terrore che inibisce qualunque, non solo non ci sono interventi, appunto, ma siamo lontanissimi dall'atteggiamento dell'imperatore, del Giove virgiliano. E si è forse in questo modo, ecco, si può vedere come anche attraverso dei testi letterari si possano ricavare indizi importanti per la comunicazione di tipo strettamente politico che un poeta ci può fare anche parlando di un mondo mitico, come accade in Ovidio e in Stazio. Il passaggio di Ovidio è importante perché? Perché questa assimilazione esplicita tra il mondo di Roma e il mondo dell'Olimpo, appunto, è un suggerimento per leggere non solo le Metamorfosi, ma per leggere in genere, dietro la poesia epica, un messaggio di tipo politico anche sulla realtà contemporanea. Si può non parlare mai del presente e tuttavia parlarne in maniera filtrata, in maniera appunto simbolica.
Naturalmente, se ci sono domande, curiosità, interventi, prego. Eccola. Ecco, pensando, approfittando di uno dei tanti spunti, quello sulla biografia del professor Giardina, ringrazio per tutto quello che ho imparato, io mi chiedo, anche pensando al valore didattico della biografia di Alcibiade di Jacqueline de Romilly, della biografia di Tacito, La spirale del potere di Lidia Storoni Mazzolani, mi chiedo, una biografia che per me manca di Agrippa, di Marco Vipsanio Agrippa, non potrebbe togliere un po' di luce ad Augusto? Io pensavo anche a quei versi di Virgilio, Battaglia di Azio, ottavo libro, 3 versi ad Agrippa, 4 ad Augusto, 4 ad Antonio. Ripensavo anche all'interpretazione, ho costretto i parti a riconsegnare le insegne, ecco, può darsi che li abbiano riconsegnate, non è detto, ecco, ma per paura di Agrippa, ancora più che per paura di Tiberio, chi ha vinto le guerre contro Sesto Pompeo, chi ha vinto ad Azio, l'ingegnere civile che ha fatto incontrare la natura con la matematica, Agrippa, Marco Vipsanio Agrippa, ecco. Ecco, didatticamente, ecco, come insegnante mi piacerebbe, esprimo un desiderio storiografico, leggere una biografia di Agrippa. Penso anche, per il valore della biografia nella storia, all'ultimo manuale di Sergio Luzzatto per storia medievale, moderna e contemporanea, dove introduce ogni periodo con una biografia che introduce problematicamente al tempo, in positivo o in negativo, che parlo come insegnante, naturalmente, poi ringrazio per tutto quello che ho imparato. Pasolini mi ha fatto venire in mente Guicciardini, tra il palazzo e la piazza, una nebbia si folta. Quindi ringrazio non solo per quello che ho imparato direttamente, ma anche indirettamente. Ecco. Mi chiedo, ad Agrippa non è stata data probabilmente abbastanza luce? Qualcuno sta scrivendo, credo, una biografia di Agrippa. Non mi ricordo che qualcuno recentemente mi ha detto, o bisogna scrivere una biografia di Agrippa, appunto, oppure che qualcuno stava scrivendo oggettivamente una biografia di Agrippa, perché sì, certo, il suo ruolo credo sia stato decisivo. No, grazie professore, sono assolutamente d'accordo, insomma, abbiamo detto qualcosa l'altra volta scorsa sul fortuna e sfortuna nel genere biografico. Bisogna tornare forse a scrivere biografie. Evidentemente il fatto che tornino in auge è un sintomo di una reazione, appunto, alla scomparsa dei grandi personaggi, appunto. Sì, naturalmente c'è qualcosa nel genere biografico che crea problemi, appunto, tale che spesso ci sono biografie che nascono come biografie e poi finiscono, mantenendo l'apparenza nel titolo di una biografia, per diventare delle grandi sintesi di storia di un periodo. Per esempio, penso a due casi: il libro di Ronald Syme su Augusto, la rivoluzione romana, che in realtà è un affresco di un'epoca, e l'altro è un caso che riguarda l'Italia, quella che viene sempre detta la biografia di Renzo De Felice su Mussolini. Poi sono diventati 4 volumi, 4-5 se non ricordo, insomma, sono migliaia di pagine, in cui certo c'è un filo e la vicenda di Mussolini, ma in realtà è un'opera, insomma, corale. Come diceva lei, in realtà io credo che nel suo suggerimento giusto, perché non consideriamo Agrippa, e potremmo dire naturalmente altri personaggi eminenti dell'età agustea, c'è un invito, insomma, al scardinare il singolare un po' verso il plurale, mantenendo salva la componente, che diciamo, del fattore umano, no? Questa è una bella chiave, cioè in fondo la biografia ideale è questa, è quella che lei suggerisce, in fondo è questa, è quella che sa dare valore al fattore umano, ma al tempo stesso non rinchiudersi nella sfissia di una vicenda umana unica, ma moltiplicarla. Questo mi sembra un bel suggerimento. Purtroppo io mi piacerebbe dirle, guardi, adesso mi metto a scrivere una biografia di Agrippa, ma non credo di essere né in tempo né di essere in grado. Ecco, e per l'interpretazione, ho costretto i parti a consegnare le insegne.
io l'ho letta sempre in maniera tutt'altro che innocente. Io sono una divinità, faccio come un imperatore assiro che può conquistare l'Egitto con gli eserciti anche a distanza, controllo gli eventi dall'alto, oppure faccio tanta paura che questi consegnano le insegne. E poi non sono guerrafondaio a prescindere, sì, ho fatto le guerre, ma è stata una necessità, perché ho saputo costruire anche la pace quando non era necessario fare la guerra. E nello spazio didattico, chiaro che la biografia introduce anche la ricostruzione ipotetica, però per gli studenti sentire parlare di Tiberio Gracco è confondente, ma perché erano tanti organizzati e sono stati sopraffatti? L'interpretazione, esempio, di Linterski, Pontefice Massimo, la maledizione, dare più possibilità per la ricostruzione della storia fa sì che per gli studenti le date, gli eventi non siano solo qualcosa da imparare passivamente a memoria, ma creino in loro un teatro dell'interpretazione. È chiaro che la biografia introduce questo, perché quando Lidia Storoni Mazzolani, Tiberio e la spirale del potere, cerca di ricostruire, è anche la ricostruzione, ma è anche la ricostruzione ipotetica per questo spazio. Ma lì, in quel testo ho costretto, io vedo l'interpretazione di Augusto è quello del più grande traditore della storia, in confronto Cesare Borgia, come possibile, però è chiaro che didatticamente vale proporre l'una, un'interpretazione opposta, e far sì che gli studenti arrivano a una loro interpretazione, ecco. Insomma, certamente le hanno restituite le insegne, questo non c'è dubbio, e hanno anche restituito qualche prigioniero, evidentemente. Se erano quelli di Carre, erano mai vecchi, insomma, pochi, e piuttosto, diciamo, ai limiti, insomma, della loro esistenza. È una pressione, certamente non era un momento di grande fulgore del regno partico, altrimenti non avrebbe consegnato appunto l'insegno. Un'altra strategia, appunto, politico-militare, dove l'elemento politico di pressione insomma, è stato molto forte, è stata quella neroniana, cui poi guidata tutto sommato da Corbulone, che è stato uno dei più grandi generali della storia antica, poi fatto uccidere da Nerone. Insomma, con i parti in realtà si potevano vincere qualche battaglia, non si vincevano le guerre, oppure si riuscivano a vincere questo tipo di battaglie, di guerre, di, appunto, in cui la pressione strategica, ecco, diciamo così, la pressione strategica militare, alleanze con i regni vicini potevano in determinati momenti favorire intese che però sono sempre state di breve durata, no? Una caratteristica di questi rapporti con i parti e poi con i persiani è proprio questo, insomma, di essere di avere come costante uno scontro aperto o una situazione di tensione stemperata ogni tanto da rapporti, da cedimenti come questo, da intese, però momentanee, indotte da situazioni di strategie di cui sappiamo abbastanza, ma non tutto. Ecco, quindi, però è vero, naturalmente, che quello che diceva sul fatto di guardare lo stesso oggetto da varie prospettive, questa è la migliore lezione che uno possa dare agli allievi, sia come sotto il profilo didattico dell'insegnamento di una disciplina, ma sia come una lezione di vita, in fondo, no? Se tu abiti un giovane a esaminare lo stesso oggetto da più prospettive, quindi girando intorno a una cosa, questa è una lezione che non si può dimenticare, perché diventa un modo di vivere, se quello è un frutto di un vero insegnamento, nel senso appunto che diventa un modo di vivere, un modo di pensare, diciamo, che passa dalla storia romana alla vita, sostanzialmente, oltre che a tante altre cose. Questo credo che sia la cosa più bella per chi insegna, credo. Se non ci sono altre domande, allora noi vi ringraziamo per l'attenzione e la pazienza e speriamo di rivederci. Grazie a tutti.
alla prossima occasione. Thank you.